Sto pensando che la gente qua, a Forteventura, probabilmente è ancora più fortunata di noi che siamo a Lanzarote. Perché da qui Lanzarote si vede bene. Noi da Lanzarote Forteventura non è che la vediamo alla fine così benissimo. Invece qua si vede l'isola de Lobos e dietro si vede Lanzarote. E loro la vedono bene Lanzarote. Quindi gli abitanti di Forteventura vivono qui perché si vede Lanzarote. Tutto sommato anche noi a Lanzarote siamo fortunati perché viviamo lì perché si vede Forteventura. Però da qui è un altro punto di vista. Come dice Andrea, da che punto guardi il mondo? Tutto dipende. Tutto dipende. Da che punto guardi il mondo? Tutto dipende. Qua ci sono dei ricoglioniti che stanno organizzando una partita a calcetto su una duna. Con una forma qua. Ah, ma forse perché. Ecco dove si allenano lì e Benji. Che hanno i campi tondi. Tondi, eh? Sì. Che non finiscono mai. No. Ecco, eccoli qua, vedi, vedi. Questa squadra è geni, geniale. Sì, sì, sì. Il caldo e la mancanza d'acqua. Rimbambisce tutti. Guarda noi, a che cazzo di video ci ha fatto fare. E ancora non abbiamo trovato l'acqua. Stiamo camminando per questa strada. Ciao, ciao. 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 Da chilometri. Potremmo e chilometri e chilometri. E ore che siamo in viaggio. Passa un cazzo qua. Ce la faremo però. Non è tanto lunga ancora questa strada, solo qualche chilometro ancora ce la faremo. C'è gente abbandonata in giro in mezzo al nulla. Io, guarda che strano sto posto, guardi, ci sono questi spazi chilometrici in mezzo, una persona. Sono strani questi canali. Vabbè che noi abbiamo fatto lo stesso, eravamo anche noi persi in mezzo al niente. Quindi non siamo gli unici. Che culo. Ci sono altri portatori sani di stronzate, altri che non sanno neanche loro che cazzo stanno facendo lì in mezzo. Domani vado in edicola e compro, diventa presidente della Repubblica anche tu in 6 mesi. Nella prima, primo numero c'è anche la videocassetta. Ah, sì. Oh, chilometro 23, quindi vuol dire che qualche chilometro. Ci stiamo allontanando da Porto. Ci stiamo allontanando. Cos'è? Sembra un mini vulcanino. Andiamo a vederlo. Un mini vulcano. Andiamo a vederlo. Abbandoniamo questo sentiero della strada. Andiamo. Ma io voglio lasciare i pronti. Che cazzo è? Stata una grandissima idea. No, infatti un'idea un po' di merda andare a vedere sto coso. Però che poi che importanza può avere? Sinceramente, anche quando abbiamo visto sto coso, che cosa ci cambia? Fa parte della vita. Fa parte, sì, sembra quello di incontri ravvicinati del terzo tipo. Ecco, c'è questo coso. Non butta niente. Molto bene. E adesso? Mia. È tua? Sì. L'hai colonizzata? Ah. Sì. L'hai visto com'è semplice? Ok, adesso c'è le prove. Popolo di internet, internet people, questa è sua. Questa è tua. Españoles, gente de Fuerteventura, esta pequeña montaña ahora es de Pepe. Fuori, abbonda, mostra la panza, mostra. Meglio abbondarsi, tanto si fa sempre tempo a toglierlo. Ciao. Cercare l'acqua. Anzi, basta. Addio. Fanculo. Devo schiacciare stop. Così sembra. Ah. Dai, stoppati. Stoppati! Non si stoppa ragazzi, cioè sono io che ho il dito che non obbedisce. Devi fare un po' di esercizio. Forse perché ci è figa. Occhio che sono carnito. Magari, bello, ma che ci morde la gamba. Non fa niente. Queste piante? Guarda questa natura. È un miraggio. Sto profumo di fiori. È un miraggio. C'è qualcosa che non va, perché alle mie spalle è deserto. È un miraggio. È un miraggio. Cioè, vedo è un miraggio. Vedo addirittura un prato là dietro io. È un miraggio. È un miraggio? È un miraggio, è le allucinazioni. Sì, eh? Sì, devi bere, al più presto. Infatti ancora
Infatti io, cioè, vedo l'erba, cazzo. Vedo sì, un... perché hai sete, è molto reale. Dovrei vedere l'acqua. Invece vedo... Ma c'è acqua in quello che vedi. Ma non è reale. Ah, cazzo. Prova a sradicare l'albero, a succhiarlo. Vedi che non ce la fai. È un miraggio. Non è reale. Ah. È un casino. Io inizio a vedere i canguri. Sì. C'è un canguro lì, guarda. Io vedo il cartello che dice Corallejo e Playa. Vabbè. Grande splash. È un miraggio. Sempre. Anche il cartello. Sei stufo, guarda. Sono proprio stanco, eh. Non vedo più il prato. È un miraggio. Avevi ragione, non c'è. Vabbè. Adesso guardiamo Lanzarote, infatti mi sento fortunato qua adesso, perché dico, cacchio, guarda, vedo Lanzarote, anche se ho scelto di voler vedere Fuerteventura, è per quello che vivo di là. Che traffico non c'è? È caotica? Tutto adesso, è l'ora di punta. A Lanzarote non c'è tutto questo traffico. Vero. Da Fuerteventura passo e chiudo. Cosa chiudiamo? Eh? Si chiude? Non chiudiamo. Posso mettere in pausa almeno? Beh sì. Ok, ciao. Siamo i primi. All'andata eravamo gli ultimi. All'andata gli ultimi, siamo i primi a entrare nella Fredolce. No, qui no, sì. Dobbiamo andare su. Si va su, andiamo su. Ora su, sta tanto su qua. Arrivo. Oh. Spaziale, eh? Che? Sai che per oggi, per un momento, mi sono sentito quasi come nella serie Lost. Lost? Sì. Situazione difficile. Siamo tanti in alto. Prima fila, eh? Oh, le luci di Fuerteventura. Là in fondo all'orizzonte. È proprio bella Fuerteventura. A parte quando ci si perde nei deserti. È stata una giornata molto dura oggi. Finalmente poi abbiamo trovato l'acqua. Abbiamo trovato da mangiare. Si è spazzolato il piatto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta anche la birra. No, io ne ho ancora un po'. No, è mia, no, è mia, mi ciule la birra, Non va bene che... Se tu sei allergico alla birra. Non è vero, non è proprio vero. 7 km a piedi, in mezzo in quel cacchio di... Persi. Guarda il lato positivo, dovrei partecipare al prossimo Ironman. No, quello è più da pazzi, quello è più... Ci vorrebbe il rotto finale, ma non mi viene. Ah, forse serve un'altra birra. Mm. Facciamo il finale? Adesso? Qua, aspettiamo qualche giorno. No, è ovvio. Lo stiamo facendo. Ah, e quindi cosa diciamo per il finale? Affanculo. Ah. E se si offendono? Cazzi loro. Che bella ta risposta. Questo qua è per fare il finale, no? Del video. Ah. Così sembra. Sì. Quindi tu gli hai detto vaffanculo. Vete la merda, cabron, va a tomar por culo. Santa Lucia!